Un saluto da Incivile Urbano e un abbraccio da Arta 4. Dove eravamo rimasti? Chi se lo ricorda più, Carinci? È passati 6 a 9. Sì. Vero, ragazzi, siamo qui a Radio Lucaria e stiamo oltrepassando il cancello. Con l'apposita chiave che trovammo dietro il drago. Non so se te lo ricordi quel fatto. Sì, la chiave dietro il drago. Il drago fortissimo. Tra l'altro, questo lo ricordo. Ok, adesso cosa si fa? Allora, innanzitutto ti faccio vedere una piccola chicca, Carinci. Se tu, dopo aver passato il sigillo, perché il sigillo va toccato proprio, cioè Y non tocca il sigillo, se tu non tocchi il sigillo, ma ti butti a cafardo attraverso la nebbia magica che il sigillo stesso rappresenta, ci trovi una serie di sorprese, come se fosse una specie di dimensione parallastrico. Ho capito, ho capito. E le quindi, sorprese quali le sorprese sono? Sono per esempio questi cani, ma soprattutto un mercante che dovrebbe stare da queste parti, il quale mercante vende delle robe e le quali robe ci ritorneranno utili, insomma, utili, sì, certo, certo, chiaro, certo. Chiaro. E vabbè, uccidiamo tutti i cagni. Sì. E alla fine di questo percorso dovrebbe esserci il mercante, quindi sì, che no, io mi faccio un giretto al cavallo al volo al vola. Consulteremo un attimo. Iscrivetevi al canale, tanto non si paga. Tutto, anche il cane bianco, che comunque ha delle caratteristiche diverse, è il capo, più no, forte, il capo oltre ad essere capo e a decidere la vita di tutti i cani di questa zona. E alla fine quindi di questo sentiero, ecco qua, c'è un bel mercalli, c'è un bel scala mercalli, esatto, che prima ci dice qualcosina e poi chiaramente ci vende, ci dimostra, la roba, ci mostra la sua merce. Mercanzia varia, ragazzi, qua insomma le guanti, ceneri sono sicuramente qualcosa da prendere, perché comunque le ceneri fanno sempre... Ah, le ceneri, sì. Ah, c'è anche il ricettario di Fevor 2, comunque ricettario, diciamo, quando vedete queste cose, voi compratele sempre, perché non siete tirchi come in civile, avete capito? Certo. Quindi quando potete spendere una cosa di spendete soldi... Spendete tutto. Spendetela e questo vende pure le chiavi di pietra, per le chiavi della spada di pietra, che sono comunque utili. Ora più avanti qui ci dovrebbe essere un altro metallico, un giglio di Trinità. ci dovrebbe essere un altro metallo da queste parti, infatti lo vediamo. Ok, lo vediamo. Un altro sta pure più avanti. Queste sono porte chiuse. Questo porta, questa è chiusa proprio. Attenzione, questo è dove è uscito? Era un agguatuccio? È un tipo. Un tipo che però... Bene, signori, attenzione, sulle mani, signori! Che è questa strenatura? Questo tizio così apparso improvvisamente qui alle porte di... del Kilimangiaro. Del Kilimangiaro! È velocino questo. Sì, questo assomiglia parecchio al Limiere Alacre, forse è proprio lui, che proprio noi lui incontrammo in una galera. Comunque un parente lontano, perché ci ricorda quello, fa sanguinamento. Attenzione alla barra dello sballo. Che potrebbe manifestarsi improvvisamente. Sì, quello 3-4 botte te lo fa salire lo sballo, non è che non te lo faccia salire. Però è anche altrettanto vero che insomma, un altro paio di sciamarrate. Mi sembra di averlo visto da qualche parte. Signori, alziamo sempre le mani, anche se il nostro mobettino evoluto è in fin di vita. C'è ancora sanguinamento. Signori, guardate l'energia. Mica ci avevo fatto caso. Mamma mia, me la sono vista veramente bene. Sempre col solito culone, merda umana. Che hai? Vabbè, dai, un po' di. Sì, sì, siamo un po' frastornati. Lanciamo qualche spadata al vuoto, perché veramente, io signori, non mi aspettavo che facesse tutta questi l'energia. Danni. Tutta l'energia continua a darci fastidio. Grande duello, ma questo ponte anonimo così aggressivo, sto tizio. Ma dai, lunga la botta. Tra l'altro ti ha regalato un po' di tutto, sì, ti ha restituito lune, fiaschette varie. Beh, per essere qui improvvisamente così, questo all'improvviso, bello e buono, niente male. Ci ha regalato delle emozioni. Delle emozioni sulle mani per il nostro mobettino del ponte. Ok, raga, allora adesso possiamo, avendo fatto questi servizietti qua, credo che possiamo andare nell'accademia proprio, perché è arrivato il entrare momento finalmente nell'accademia. Eh sì, hai capito, abbiamo
perlustrato un pochino l'ambiente esterno la volta scorsa dell'Accademia, invece questa volta ci accingiamo proprio ad entrare. Eh sì, vicisiti. Ok, passiamo il sigillo, vedi, questa è l'entrata. Vedi, tu ti butti proprio come se non ci fosse un domani. Ci sediamo su giusto un attimo, ragazzi, per recuperare chiaramente il mal tolto. Proviamo un po' la spada, vedete come va. E qui c'è un montacarichi. Sì, questo è il montacarichi che porta verso il lato superiore. Proprio l'Accademia delle Flore. Accendiamo la lanterna. Ragazzi, stiamo entrando nell'Accademia. Signori, guardate che ascensori c'hanno questi. Comunque già spada. Ok, bene, ragazzi. Ok. Questa è proprio l'Accademia di Raya Lucania. Qua è tutta roba magica, cioè nel senso la gente fa magia. Impara, sì, sì, si esercita pure. Sì. Qui c'è un altro comitatuccio. Beh, mo vediamo, perché questo è proprio l'ingresso, diciamo, del conservatorio. Il conservatorio, perché vedi tu praticamente inizi le basi. Esatto. Chi si stanno già leggendo i libri, lo vedi? Ok, sì, 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 questi qua è il... Loro si esercitano pure. Sono anche professori, sì, perché comunque sono la faccia di cazzo, però di professore. Ok, questo è il portone, diciamo, che serve proprio hai capito? L'entrata. E dove ci porta questa entrata? Nell'atrio principale. Nell'atrio principale della chiesa. Ci stanno pure le gabbie dorate. Oh, qualcuno si è buttato giù. Sì, perché mo qua cominciano chiaramente i soliti fatti, gli agguati, le cose. Ragazzi, ma io vi ho fatto l'esame, dovreste accogliermi. Ehi, se tu non lo chiami, quello che cazzo fai? Impazzito, questo è uno studente impazzito proprio. Tutta una serie di cose. Io se lo colpisco con un cazzo di coltello. Ah, ma questi sono quei tizi. Questi sono quelli là, le marionette. Le marionette, signori. E di questo c'ha 3-4 mila bracci. Ah, quindi questi comunque frequentano pure l'università. Sì. No, diciamo che questi sono i bidelli. Ah, e sono da fare, voglio bere per tutto. Vuoi bere il muro? No, volevo bere, invece ho lanciato il coltosk. Okay. Questo è un po' più preparatuccio. Questo è sì, allievo. Comunque, anche se prende una spadata in pieno volto. Qui c'è un altarino. Sì. Si scoprono tutti gli altarini. Noi andiamo a consultare. Allora, noi ci facciamo un giretto da in civile, giusto per vedere metani, cose. Sì. Vedi qua dietro, per esempio. C'è un metano. C'è una bella pietra da forgiatura funerea più 3. Anzi, no, più 3. 3. Ok, prendiamo tutti i metani che ci serve. Tutte pietre. Sì, si trovano robe. E mi sembra si sentono dei rumori in giro. Sì, infatti, un altro screanzato, un altro bidello che appena pulito il pavimento. No, che in realtà noi stiamo sporcando, hai capito? Allora lui viene e ci viene a dire: oh, io, ma è su burdella, ma fa un casino. Siete anche arrivate, già state facendo, insomma, voi dovete rispettare un certo silenzio. Dovete rispettare. Ok, qua c'è un altro falottimo. I ragazzi stanno studiando. Stavate storiando e storiate. Bene, ragazzi, falò acceso, andiamo avanti, semplicemente. Questo è il piano terra, si scende. Ma qua, per esempio, andiamo nei giardini d'accade dove c'è una serie di gente bislacca che non è troppo, diciamo, accogliente con gli visitatori. Anche se loro sono molto, come posso dire, passionali, carnali. Che tendono a buttarsi addosso. Ti vogliono abbracciare? Bene, subito sulle mani, signori, un piccolo abbraccio. Abbiamo assaggiato subito. Vabbè, poi ovviamente questi sono innocui. Non ti devi far beccare la prima volta con questo scatto che fanno. Sì, perché loro ti succhiano comunque i punti mano, vedi? Sì, ti succhiano qualcosa. Anche devi essere sempre un tamarro. Hanno cercato. Ma questi comunque senza fine in questa. Cioè, loro sono molto passionali, hai capito? Noi i punti mana non ci servono perché magia non ne facciamo, però perché mi devi scassare le palle. Sì, veramente, ragazzi. Questa è la finta di dormire. Vabbè, ce ne vorranno di tempo perché si alzi. Prendiamo pure un po' di metano e altri tizi. Vedi, bisogna sfuggire al primo attacco che poi si addormentano, come vedi. Sì, vabbè, chi lo sono innocui. Si buttano addosso, vedono che tu non reagisci, ricambi, non ricambi. E si precondiscono. Chiaro. Come qualsiasi uomo che venga rifiutato dalla propria bella o viceversa. Certamente. O viceversa. Mannaggia intanto il cazzo. Però se ci esci un abbraccio però, sempre buono. Quanto fastidio possono dare? Se percepiscono di non essere corrisposti. Questi. Eh no, si increpano, hai capito? Sì. Sono tantissimi ovviamente. Sì, perché chi lo può... Cioè fondamentalmente tu dovresti... Diciamo acchiapparli proprio tipo verde e secco buttandoti nel mezzo. Essendo tanti,
allora potrebbe scapparci qualcosa di ben più grave che un semplice abbraccio, cosa che io non vorrei fare. Un abbraccio multiplo. Ok ragazzi, qua mi sa che abbiamo risolto il problema degli abbracciofili. Vediamo un po' qua dietro. Sono finiti tutti. Sì, mo ci dovrebbe stare una strada, eccola qua, tipo questa, che porta verso metano intanto. Hai capito? Ah, solo il metano. Cioè, un'altra pietra da forgiatura, ma guardate queste cose, capito, in Cile, perché sono cose che permettono. Come andiamo a potenziare, la spada, scudo, buttale via. Stivali. Buttale via. No, lo scudo in realtà, potenziare lo scudo, lo sai che non ha molto senso nel Elden Ring. Cioè, nel senso, addirittura? Ha senso se tu vuoi fare danno con lo scudo. Ah. Ma non se vuoi upgradare il danno che puoi parare. Parare, la parà, la difesa. No, è perché diciamo che invece, per esempio, quando è il grande scudo di Havel, tu lo upgradavi a più 40.000. Vuol dire che cadeva una montagna addosso. Un meteorite addosso, tu lo paravi. Paravi tutto. Che sono qua dietro benissimo. Che bisogna stare attento. Bisogna stare sempre attento, perché un abbraccio qui non è proprio l'ideale, secondo me. No, anche perché siamo proprio musulmani. Per quanto sia romantico, ma troppo stretto il via la via. Infatti, meno la spada sulle mani, signori, che la spada non va. Si incatastra, vedi? Si incatastra vicino alla roccia. Noi dobbiamo fare un saltellino che attenzione. Dobbiamo alzare le mani? Non lo so. No, io spero fammelo di no. Ti dico subito di no, se però... è il caso o meno di farlo. Innanzi, no, eccolo l'entità qua. Di questo no, è piccolino, è piccolo, però sai, quell'uno sempre l'ansia, diciamo, da prestazione, vergognose, perché sono dei saltelli veramente. Ok, adesso abbiamo inutili. Preso la strada non maestra. Ah, ecco qua, due bidelli che sono andati a prendere il caffè a bar. Ho preso questa strada, ragazzi, perché sennò se andavamo solo dalla strada principale, questi poi stavano dall'alto e ti sparavano le frecce, mentre gli altri giù ti mazzoleavano i coglioni, quindi noi ce li facciamo proprio con calma. Stiamo beccando un po' sparano di... pure frecce, arriva un momento in cui loro impazziscono proprio. Ma quando si sentono molto offesi, forse. Infatti. Tu intanto potresti curarti, se non bevo ci costringe ad alzare le mani. Ok. Eccolo qua. E questo mi sembra pure andato. Andato? Sì, andato. Sì, bidello è andato via. Bene, ok, prendiamo le altre ceneri di soldato marionetta. Qua c'è un cane, lo pecchiamo. Andiamo proprio in testa, piedi in testa. Ok, vedi, questo è il ponte che collegava le due zone, quelle degli abbracciofili, con questa qui. Però se tu andavi dal ponte, poi i tipi dall'assù ti si sparavano e si divertivano. Invece noi andando zetti per torna. A Sorrento, ho capito. Allora siamo riusciti. Facciamo qua c'è fissi. Pure un'altra gente, un'altra serie di gente che comunque, hai capito? Ah, beh, i soliti, questi si è capito qui. Che sono i nemici, diciamo, base messi un po' qua giardino. E là, in gran numero pure, visto che sono innocui comunque alla fine, a parte l'abbraccio, la fase iniziale, ma poi... Eh sì, allora là lì c'è una marruzza, un cane con una marrozza, sì. Sì, e qui c'è un metano subito, si tratta di una runa. Allora, questa la dobbiamo cercare di prendere. Però non così, non sì. Così. Sulle mani, signori, figura di merda. Ci buttiamo in mezzo ai cani, pur sì, di prendere certo. Questa palla. Ecco, però non mi hanno colpito, dai. No, sti cani sono innocui. Ok, allora qua vediamo un po', chiamiamoci un po' di gente varia. Per evitare sempre, poi chiaramente... Gli colpisci il primo, ma il secondo mai. Pariamo. Secondo. Respingiamo niente. L'attacco. Respingiamo l'attacco, ma l'abbraccio. Il momento I love you. C'è poi, sempre. Questi poi si buttano a peso morto. Non è che ti abbracciano. No, ma questo proprio. Ti cadono addosso. Tutto l'amore, l'affetto, il sentimento. Hai capito che questi quanta voglia hanno di dimostrare il loro affetto e stanno sempre soli? Sì, che poi tra di loro non si abbracciano, capito? No, e quelli tra di loro sono solo un po' appecondoti, Non si sopportano, forse non l'abbiamo sono ancora tristi, capito. Sono gente triste, lo diremo poi nella Lawrence. Da rabbia? Ok, no, non ho proprio idea di senza questi cani cosa sono e, da e cosa fanno qui, veramente non ne ho proprio idea, quindi non ma mi chiedere questo aspetto sono della Lawrence. Proprio zombie, vedi? Sì, sono proprio zombie, escono da sottoterra e si buttano a tamarri. Ma in effetti chi se volesse sapere, per esempio, la storia di questi tizi, no? Cioè, chi se che stanno a fare? Anche in uno sguardo ti saprò ascoltare. Siamo troppo soli per lasciarci andare. Smetti di pensare anche se dirti come non lo so. Mi fa male pensare a te con tutto il mondo in mano, ma non riuscire neanche a prender fiato. Mi fa male volerti dare tutto
vorrai sempre, e poi in realtà non riuscire a far niente mi fa male, mi fa male. Ti sento stretto, sei parte di me. I padroni, gli antipadroni, ma in realtà no, poi pericoli non c'è seri, nessuno. Pericoli fino seri. A questo momento il nemico più serio è stato quello iniziale, proprio il tizio anonimo sul ponte. Sì, vero, però. Vero. Diciamo che si è battuto con grande spavalderia e non ricordavo che fosse così, diciamo, pericoloso. Prepotente, nei danni. Sì. Perché poi sanguinamento, lo sballo, i danni. E poi, qua sotto, ragazzi, mi sa che c'è un metano interessante che noi andiamo a prendere. Si stanno a pregare qui? Si stanno facendo una piccola cerimonia religiosa, vedi? E noi ovviamente andiamo a disturbare, chiaramente, perché poi c'è il metano che dobbiamo prendere. Sì, questi hanno proprio un rito. Stanno proprio azzeccati, non è una questione di essere lì a pregare, stanno proprio azzeccati. Perché io mi ho dato una spadata nei reni a quello di prima, di là mica si sono mossi. Mamma mia, quanto sono lenti questi, sì. Ma manco l'abbraccio, mano. Ma niente, erano talmente presi dalle loro preghiere, okay, che... Benissimo, sono resi conto. Benissimo. Vabbè, allora, il metallo piove. Qui, questa dovrebbe essere... Ah, una bella armatura, sana, sana. Cavaliere Cariano. Cariato. Ok, allora, raga, vediamo un pochettino. Vediamo se riusciamo a portarla questa armatura. Subito, se la schiaffiamo addosso. Beh, certo, vedi tu, perché... Aumenta di botto proprio tutto. Tutto blu. Solo il peso è rosso, ma a noi non ce ne frega una mazza fionda. Che poi alla fine uno dovrebbe... Siamo a carico pesante, in effetti. Valutare bene, ma quando vedi... togliere i guanti, nemmeno se tolgo i guanti, allora che è che fa carico pesante? Dico, uno dovrebbe valutare bene tutte queste statistiche, no? Questo taglio, il peso e tutto. Ora in realtà quando poi vedi un'ondata blu, esatto, ci pensi tante problemi della vita. Sono sempre a carico pesante, cos'è che è così pesante? L'armatura? E vabbè, allora facciamo un mix. Facciamo che togliamo un pezzettino. Facciamo dai, un fritto misto. Prendiamo un pochettino. Un po' di questo, un po' di quello. Voglio usare un po' ti capi. Sì. Tutte le marche. Sì. Così magari poi ci serve un po' di tempra in più, sicuramente. Però, per esempio, l'elmo mi sa che lo possiamo mettere. E forse pure i guanti. No, proprio i guanti sono. I guanti sono veramente pesanti. Ma cioè, fammi capire, non posso mettere proprio niente. Sei andato al negozio, hai comprato un vestito e hai investito un sacco di soldi per fare che cosa? Hai sbagliato la taglia. Esatto, ho comprato una XL, diciamo, XXL. Perché sei andato lì? L'ho manco comprato su Amazon. Dato proprio di persona. Comunque qui c'è un meccanismo. Sì, cioè, lo dobbiamo frequentare. L'ingranaggio. Lo dobbiamo frequentare quel meccanismo, perché dobbiamo scendere giù. E si giù sente, là c'è anche un sente. Mob che, tra virgolette, potrebbe essere più simpatico per sì, tutti perché noi. Quello se ti acchiappa ti teletrasporta in un'altra parte. Poi vabbè, te lo faccio vedere. Non che vi faccio acchiappare perché non esiste, però cioè, cercherò di non farlo succedere. Però comunque sappiate che quel mob lì è alquanto pericoloso. Per tutto, perché vi può ammazzare proprio. Base, ti può proprio levare la vita. Sì, non sì, aspettiamo che... altro. Sulle mani, signori, da quanto tempo non si muore? Ok, qua c'è un altro tizio che secondo me esce un po' spavaldo. Vedi da questi fulmini tutto. Isso è molto impetuoso come presentazione, ma solo quello. Sulle mani! Sarà, vabbè, questo ti colpirà magari un paio di volte, ma questo, se non erro, lo ricordo. Questo ce l'abbiamo beccato, nella sua versione stupida. Ok, nella sua ma versione. Ma comunque non è che perché questa qual è? Dovrebbe essere la versione migliorata. Sì, questa è la versione 2.0. Ah, ho capito. Ricordo che avevano questa particolarità, questa magia che attraeva tutto, sì, tipo compreso te, gravitazionale, un buco nero. Un buco verde. Allora, ragazzi, noi dobbiamo scendere da questo cioè salire da questa parte per poi scendere una volta sopra prendendo l'altra parte del metallo. Devi buttare qui? Certo. Come vuoi salire sopra? Scusami, è proprio un ascensore cioè, fatto. Questa, allora, è proprio l'ascensore dei dipendenti, però sì, questo. Sì. Non questo... degli alunni. No, qua gli alunni non ci possono venire. Ah, ok. Tutta la sala manutenzione. Qua sono tutta sala professori, sai? Sala docenti. E sono vestiti pure in un altro modo, hai capito? Ok, vedi, tutti siamo eleganti comunque. Ma lascia che non è che non sanno fare. Vabbè, questa fa quella mezz'oretta di spacco tra una lezione e l'altra. È consiglio di classe, eh?
vengono a prendere il caffè qui, una okay. zona un po' strana, però metallico, perfetto ragazzi. Noi intanto troviamo sempre i frutti di rovere, dell'erba. Ok, bene, allora mo entrando qui dentro, qua da destra si va da sopra, quindi entrando qui dentro c'è il falò che noi accendiamo e questa poi sarà la strada che ci condurrà al boss. Ma noi prima del boss, però prima del boss cosa sediamo? Dobbiamo chiedere? Ci sediamo chiaramente, ma cosa dobbiamo fare prima? Dobbiamo fare tutta quella questione del meccanismo che presenta anche una serie di pericoli, perché ci sono salti da fare che non è che sono proprio, come ti posso dire, sempliciotti. Andiamo a controllare. Bisogna stare attenti. Intanto c'è un altro dipendente qui che allora qua già bisogna, allora qua c'è il metano, ecco, innanzitutto lo prendiamo. Vi dicevo, qua sta ruota bisogna prenderla in modo che poi questo poggetto ce lo troviamo sotto i piedi. Diventa, sì. Ecco qua. Perfetto. Scendere lì, perché semplicemente la parte sottostante ci siamo passati prima, quindi sì. È inutile, hai capito? Quindi adesso vabbè, ritorniamo su e riprendiamo di nuovo, diciamo, l'ascensore, ma proseguiamo l'ascensore, rifacciamo il tutto. Secondo me qua ce la facciamo, sì, ok. Ci sono pochi mobettini pericolosi in questa zona, poche situazioni. Vediamo un pochettino. Ehi, ma dove stai scendendo? Scende parecchio sto fatto. Io devo beccare il giusto, come ti posso dire, anfratto, il giusto poggetto dove tuffarmi e cercando di non cadere. Signori, attenzione perché non si vede una mazza fionda. Vediamo un pochettino. Questo dovrebbe essere adesso. Il salto. Se fossi in te mi butterei, ovviamente. Okay. Ce l'abbiamo fatta. Ok. E siamo scesi ad un livello inferiore, sì. Ancora troviamo un giglio di Trinità e qui dobbiamo tuffarci perché sì. Il salto comunque lo consente, lo consente. Però segui sempre a fianco a questa ruota. Vabbè, poi ci facciamo proprio continua a scendere. Bisogna scendere ancora, certo. Beh, ecco qua. Che modo bizzarro di scendere ai piani giù. Inferiori. Ok, ragazzi, allora mo qua ci sono, se non mi sbaglio, ci dovrebbe stare un tipo. Io vado ZZ innanzitutto per qua. Per non farmi cogliere alla sprovvista, capito? Una struttura molto questo, complessa. Perché certo. Questo tipo è veramente cacapalle. Sì, rivediamolo, vediamo chi è, che non riusciamo a capire. Qui intanto c'è un... Allora, qua c'è il metano che ci interessa. Metano, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, sì. Questo, queste due bello ruote grosso. Al posto delle mani. Questo a un certo punto si apre, ti acchiappa nel petto e ti teletrasporta verso un'altra zona proprio. Vabbè, stiamo okay, a vedere, signori. Questo tizio comunque è grosso. C'ha queste due grandi ruote sballo, della fortuna in mano. Fa salire lo sballo e sembra avere anche un loop interessante. Sì, perché è molto irregolare. Molto irregolare. Comunque penso che se quelle ruote riescono a becca ad arrotarti. Attenzione, attenzione. Bene, signori, sulle mani, attenzione, ci incatasta vicino alle rocce e ci sta ancora addosso. Noi siamo uno scudo, bene. Non ci dà il tempo di bere. Però con lo spunto mamma mia, para. Mi acchiappava, signora, adesso che fa questo? Acchiappava. Se mi acchiappava era la fine. Ma cosa c'ha all'interno? È una cosa che è in braccia, che escono, ti beccano, ti chiudono in quel sarcofago e lui ti sbatacchi a destra e a sinistra. E questo in particolare ti teletrasporta in una zona chiamata Villa Vulcano, che adesso non voglio spollicare, ma che poi vedremo un'altra, in seguito. Una zona nuova. Vabbè, intanto questo, ci leva solo un po' di stamina adesso. A parte la prima volta che ci ha colpito, vai, ma un'altra botta. Ok. Beh, insomma, la cosa poteva andare molto peggio, Sì, sì, è andata benissimo invece. Bene, purtroppo. Bene. Prendiamo la pietra di forgiatura e tutte queste lucciole di scintipietra, chissà cosa serviranno. Vabbè, sono sempre elementi che servono a creare altre cose, tipo vaso palancio, sicuramente. Pedoto, lo metto vaso in dubbio, cosa, fiore ce ne di rovere. Tantissime. Sì, ce ne stanno diverse qua. Prendiamole tutte, ecco, perché potrebbero tornarci utili. Prendiamo certo pure il metallico, punto. Esatto. Sì, perché comunque stanno qua, perché non prenderle. Capito? Allora, insomma, invece di te. Allora, vediamo un pochettino se qua sopra riesco a saltare, salire, barra se c'è ancora qualche metallico, mi sa di sì. Proprio là dietro, vedi? C'è qualcosa. Certo, certo. Lì in lontananza sicuramente c'è un metano. Andiamo a capire pure cosa c'è.
Ecco qua, ceneri di guerra perduta che servono a duplicare le ceneri di guerra. Ah, puoi anche duplicarle le ceneri. Sì, per esempio, se ti piace in particolar modo una cenere, sì, tu la duplichi e ce n'hai due, tre. Ce n'hai due, tre. Una collezione di ceneri. Vabbè, signori, quindi adesso proseguiamo. Adesso torniamo indietro, ma con il metodo canonico, no? Cioè, ah, certo, cioè, teletrasporto. Abbiamo fatto tutto qui. Tutto, mo. Abbiamo perlustrato. Ok, Accademia di Laia Lucaria, di nuovo, ragazzi, siamo nella zona che ci dovrebbe condurre al boss. Sì. Che è una zona comunque piena di genti, di metani pure, quindi. Di metani, quindi noi prendiamoli, qui c'è anche un metano viola. Sì. Un ricettario, un qualcosa ci ha dato, un baule, una cascia, ecco, pancreas. Sì, ricettario dell'artigiano scintipietra, altre robe scintipietre. Ah, che ti permette probabilmente di costruirti qualche cosa con le scintipietre. Okay. Ok, questo deve abbuscare, bene. Questa ha una divisa diversa. Sì, perché è il capo, diciamo, dei professori, capito? È corpo docente. Infatti, professore, quando tu è il coordinatore. Esatto, vedi, i professori poi si increpano e ti pigliano la librata in faccia. Ho capito. Va bene, ok. Qua abbiamo risolto il problema in questa situazione. Abbiamo fatto fuori un coordinatore e due professori. Poi ci pigliamo prima tutta la questione dei metani che stanno da questa, e poi andiamo dal boss. Prendiamo tutti comunque, i metani che ci sono, sì. Qui questo lo puliamo proprio con i coltellini. Oh, ma sti pugnali sono... I pugnali fanno malissimo. Vedi? Oh, cioè, lui con la magia non ti fu un cazzo. E noi con due pugnalate, guardate che cazzo di danno. 150, 195, ma... I coltellini sono boh, i cucri però, i cucri. Ti permettono di gestire una situazione... Sì, altrimenti difficile. Ecco qua. Hai fatto fuori pure è morto. Questo bello, sempre che loro ovviamente sempre molto attenti, continuano a camminare verso la porta chiusa. Qua c'è pure un vaso di quelli là abbastanza pecori, vedi? Signori, quando c'è i vasi me li ricordano questi vasi. Cioè, proprio sfiduciato ormai. Sfiduciatissimo, signori, solo. Speriamo, che ne so, qualche boss, qualcuno. E noi qua abbiamo fatto un boss. Appunto, speriamo il boss di questa zona, che è proprio il direttore dei direttori. No, in effetti il dirigente scolastico. Il dirigente scolastico lo incontriamo dopo. Questo è un pre. Ok. Hai capito? Un pre di, diciamo che... Il vicepresidente. Nemmeno, è proprio il cane. È proprio un cane da guardia. Ok, va bene. Allora, qua questo abbiamo picchiato il vaso. C'è questo tizio che spara robe. Meniamo pure all'altro tipo. Bene, abbiamo fatto fuori tutta il corpo docenti. Proprio. Sì, qua si apre dall'altro lato facendo tutto un fatto quando poi ci sarà la possibilità di farlo. Oh, questa io siamo un altro po'. È rimasto uno qui. Ti eri ammaccato. Un nascondino questo. Si era ammaccato. Apriamo la cascia panche, a signori, troveremo qualcosa. Sì, un vaso. Vaso rituale. Un vaso rituale. Ok, ogni tanto do pure qualche sciamarata, allora, perché non mi ricordo del tutto precisamente dove stanno le... Qui sale al piano superiore. Sì, sì, sì. Allora, qua c'è un altro docente di quelli là che possiamo pullare in maniera proprio divertente. Oh, bravo, applausino questo, almeno ha avuto la decenza di pararlo. Ma ovviamente, una volta tu per tu. Ok, qua c'era il suo collega. Due colleghi. Bene, due colleghi. Bene, attenzione. Sulle mani, attenzione, signori. Due colleghi molto incazzati. Okay. Si sono accorti di una intrusione da parte di collega, qualcuno. Bene. L'attacco così va benissimo, signori. Beh, ci hanno fatto sprecare comunque due fiaschette. La cosa simpatica, almeno, che questi le sparano di cazzate in continuazione, non si fermano. Sì, no, quando picchiappano il loop, poi loro ma martellano, hai capito? Non è che non lo facciano. Gli unici due maestri, professori degni di nota, questi sì. Qui. Allora, ragazzi, vediamo un pochettino qua dietro. Siamo per lo strato al terrazzo. Sì, qua c'era un rimedio del dito folle. Non ci sembra essere nulla di particolare. Ma neanche a me. A parte qualche metano e a parte questa... Questa struttura sì, in pietra focale. Calcarea. Ok, ragazzi, allora mi sa che è arrivato proprio il momento di tipo qua, non è che si ci sta qualche roba di andare dal boss? Sì. Ma perché sta qui vicino? Sta proprio qua sopra. Però prima di andare dal boss, ovviamente mi devo un attimo rifocillare,
Dove devi andare, scusa? Un attimo dal mio fratello il falò, hai capito? Signore, alziamo le mani! Signore. Andiamo a curarci! Ogni cosa, signore! Ok, Signore, qui però non si muore più, qui c'è veramente fame proprio. Sto cercando, però questo boss è veramente particolare. È particolare, adesso andiamo a vedere. Cioè, nel senso mina. Un paio di spadate è particolare pure questo. No, già lui picchia, io me lo ricordo che picchiava questo. Intanto, signori, noi scendiamo ancora, ci sono tanti cadaveri. Sto dando spadate adesso manca perché ci potrebbe essere so qualche fatto, muro illusorio, visto che comunque siamo in un posto magico, si presta questa eventualità, questo accademia, no? Vari potrebbero esserci celati muri illusori. Eh sì. Ovunque. Allora, là c'è la nebbia. Lì c'è una nebbia chiara, sai che altro dico? Che muro illusorio. Ma sai che dimmelo ne pure. Che figura di merda, non sappiamo cosa fare. Non sappiamo cosa fare. Allora, i cani celosi. Ok, dai. Ti diamo anche l'opportunità di utilizzare i cani. Senza curarmi, ragazzi, senza cose. No, cioè, mi dai l'opportunità. Quattro fiaschette, dai. Ah, cani contro però cani. Però questo è un cane molto master. Pericoloso, ragazzi. Signori, sulle mani! Che cazzo di volo che ho fatto! Intanto, distratto dai cani, noi beviamo, gli diamo una timida sciamarrata. Lui ha fatto fuori forse già qualche cane, eh? Signori, ogni volta che ci becca ci fa veramente male. Qui bisogna, secondo me, alzare le mani, signori! I cani non contano un cazzo! Mentre il lupo è molto pericoloso, ce l'ha proprio con noi! Ci lancia addosso qualcosa! Sulle mani! Finalmente è arrivata la morte! Sulle mani, signori! Abbracciamoci tutti! Ci ha fatto pagare questa morte ancora sulle mani, signori. Finalmente, dopo un casino di tempo, qualcuno è stato in grado di mandarci a casa a calci in culo. Diciamo che sono stato un po' disattento, ecco, però che lui menasse me lo ricordavo. Vabbè, adesso ritorniamo lì. Un bene, po' più siamo andati a curarci. Dai. Abbiamo tanti cani, tante speranze, tanta voglia di fare. Ma anche il nostro cagnolone è, no, è bravissimo, è che lui questo, è, capito? Perché fa anche magie. Fa pure le magie. Però le mazzate le piglia. Le mazzate le piglia. Lui intanto potrebbe dedicarsi un attimo ai cani, perché sono due minuti i cani. Cagnolone. Sono però, ma lui non gliene frega un cazzo. Però le mazzate le ha prese, cazzo. Ma pure tu le hai prese le mazzate, signore. Che cazzo di culo? Come hai parato? Dovresti curarti? Farlo al più presto, ecco, vedi, i cani ti hanno salvato il culo in questo caso. Perché sì, lui doveva colpirti. Ma tu che cazzo gli hai fatto a lui? Ma come cazzo fai a fargli tutto sto ma danno? Ma io c'ho la spada. Capito? Ma gli togli tutta sta fetta certo, di energia. È normale, perché dai, ecco qua, fuori, fatto fuori il cane, siete rimasti da soli. Io e il cane, un cagnolino proprio minimo. Un cagnolino che tra poco, secondo me, sparirà. No, questo bisogna è già morto. Mamma mia, comunque l'attacco in salto glielo sei rimasto da solo, attenzione signori, sulle mani, a tu per tu con questo grande cane. Proviamoci. Veramente assetato e affamato. Bravissimo. Sulle mani, signori. È bellissimo adesso. Capito? Prepara questi pugnali, queste magie. Oh, però hai rotto il cazzo. Poi pure i cani sanno usare le magie. Affanculo. Oh, applauso per questo rispetto cane. Rispetto per il cane. Ci regala anche un medaglione. Va bene, in Cile, dai, la tua soddisfazione l'hai avuta, l'hai ottenuta finalmente. Non sono ancora del tutto soddisfatto. Speriamo che nelle prossime puntate. Che vuole esplode il gioco, va bene, dai, scoppio personale. Intanto, vedi, mi faccio un poco di stamina. Un po' di fritto misto. Sì, fritto misto. Seduti al falò. Ci spendiamo le meritate rune. E poi, ragazzi, da qui la prossima volta dobbiamo andare avanti verso l'Accademia. Adesso non facciamo tutto perché sennò ci mettiamo 6 mesi, quindi. Ok, va bene, allora non ci resta che augurarvi una buona serata, amici. Un saluto da Incivile Urbano e un inchino da Tarta 4.